Grand Final, Spin 5, Galleon, Taracca e Barks e Jaron, che vengono dopo dei commentatori, ovviamente, perché sono assolutamente meno rari. Non ce ne frega niente. Chi importa? A chi importa? Quindi Jaron ha vinto 3-2 il set di Winners Final. Vediamo... Marks ha speedrunnato oro. E ora si ritrovano. Any percent, letteralmente. E adesso stiamo già commentando, già. Vediamo se Mark intanto. Allora, intanto Mark deve resettare e poi rivincere un altro set. Non è banalissimo questo zero. Era parte aggressivo con Lucas. Chissà se parte carico come prima. Vabbè, ok. Sta già provando le cose belle. Appena 23%. Comunque, vedremo un set molto lento, penso. Come la Winners Final. Sì. Match da 4 minuti più o meno. 4? Per quello con Bayonetta che erano 5 minuti e mezzo. Sì, penso sia finito più o meno un minuto. Quindi, simpaticone sì. Terra. Veramente. Piacevole giocare di contro. Risa. Uxi. Ragazzi, se mai verrà un vostro torneo, non fatelo venire. Gli ruberà tutti i premi. Non si può evitare. Una perdita. Attenzione, tanto PK Fire. Appena a rompere le combo. E non solo le combo, attenzione, side smash. La smash che outspace la gap. Con la header. E c'ha solo le mani, ma non c'ha spalle. Sì, vero. Però è il fuoco che gli esce dalle mani, eh. Sì. Il fuoco nelle mani. Oddio. Attenzione! Forse si poteva fare le cose pazze. Le cose pazze, anche Mark. Mark comunque è giocatore molto esplosivo. Buono. Attenzione! Sta andando per il pelo. Esatto, sta andando per il pelo, ma... Solo più che prima. Oh la la. Marco non solo non grabbi il ledger, rientra un stage. Non curante. Fair, pericolosissimo. E vivo. Tenta con down B e con la B, volevo dire. Fa un po' di danni, però. Che basta, sì. tutto fa brodo. Up throw e prende la stock. Penso anche che left throw l'avrebbe killato. Sì. 170 dopo la prova. Comunque Lucas c'ha questa bella cosa che se non comba più down throw in appena uccide con le prese. Cioè è arrivato il momento di smettere di usare le altre robe, per usare le prese. C'è Marco immobile, ha deciso che dallo scudo non avrebbe effettuato nessuna azione. Era super safe per una grab, però evidentemente sta andando un po' nel pallone. Sta beccando di tutto. Ma che volo era? Decide di glidare, pensavo l'avessero tolto dopo Brawl, però Mario è famoso per avere ali che gli permettono di volare. E il momento madness che era tolto a Wario, non è andato Mario quando subisce la B di Lucas. Comunque c'è una teoria di Dex, è vero, che Smash pende a sinistra e che la gente slida di più a sinistra che a destra. E sarebbe bellissimo. C'è un micro, una micro pendenza. Però è vero, se ci pensi, ci sono alcune cose che funzionano solamente. È stato un po' pericoloso la partita, perché se avessi avuto il flood sarebbe morto. Sì. Mi hai fatto venire in mente che effettivamente c'è il super crawl di che funziona solo da un lato. Buona, ottimo pari, e Jaron si prende game 1. 1-0 per Jaron. Questo funziona solo verso sinistra. C'è una cosa stranissima di Pikachu. Anche Wolf Trainer fa quello slide lì a terra, che non mi ricordo come si chiami, che funziona solo da sinistra. Pende a sinistra. Dobbiamo metterci una pallina e vedere se scende. Vediamo se decideranno di cambiare. Sakurai da orientamenti politici nascosti. Nonostante ho scoperto recentemente che il Giappone in realtà è da sempre notoriamente di destra. Vince sempre la destra. Basta che non sia la destra del regista e può fare buone cose. Ma infatti in Giappone la destra fa effettivamente la destra, cioè fa. Ovviamente ha valori diversi dalla sinistra e lavora con quella. Non voglio entrare nella politica, perché sì, ho paura. Abbiamo bannato speech da YouTube. Ho paura di andare a finire veramente male. Quindi Sakurai fa contro con lui, diciamo solo questo.
riprendiamo con sto match di cui abbiamo perso i primi 25 secondi parlando di cose di cui non abbiamo voluto parlare. Assolutamente, cose bannate da Twitch, tipo la politica. Quando poi rimonteremo il video, taglieremo i 20 secondi, ci sarà silenzio strano. E ci saremo noi che diciamo, ci sarà... sono stati tagliati, così è un modo a Loris di portare direttamente qui il video. E comunque, ora un buon vantaggio per Jena, che sta veramente giocando bene. Siamo dopo game 4, brutto neutral B, dopo quel game 4... ha vinto e poi game 5 in Winners Final ha preso un'altra cosa. Ha cambiato il modo di giocare. Brutta di Hype, penso, a parte i marchi. Non so se fosse stato un mix-up, e non penso comunque sarebbe sopravvissuto. No, infatti non sarebbe superato davanti in quel contrasto. Però lo dico più che altro perché l'ho visto partire dritto in alto. Sour spot. Sempre sour, Marco, oggi è un po' poco consistente. Un po' sfortunato, diciamo. Anche se lo sweet spot di quella cosa è gigante. Sì, infatti. Ma è proprio, è solo una questione di timing. Però può essere anche che Jena si posizioni in modo da... pericolosissima la posizione, scegli di fare quel cape lì che non ha nessun senso, devo aspettare di essere colpito per saltare e fare subito, invece ha saltato, si è fatto mangiare, ha fatto cape, si è fatto un po' calpestare. Jena 2-0, potremmo davvero finire sto coso prima delle 7. Ora Jena pensa ai meme. Perché se selezionano entrambi i personaggi. È il momento di rallentare la partita, mi sembra giusto, no? C'è Mido che non riesce nemmeno più a contare. Mi hanno chiesto che numero di birre è lui. Fa 4 con la manina e non capisce bene cosa stia succedendo. Vabbè. Ha affogato la sua rabbia nella birra, sì. In molte birre. Essendo in una birreria anche abbastanza. Ma come Peach? Ma che cos'è sta Peach? Ma ragazzi, sta diventando il torneo dell'ironia. Ma no, ma ragazzi. Ti odio. Prendi Mario e fagli il culo. Ma tu! L'avrei preso Peach? Sì. Dai, raga, che gran banale è. Ma vuole fare la puttana. Mario, commenti amichevoli. Politica di core. Bipperemo tutto. Ti sentirà tipo. Sembra tipo un messaggio in morse. Mario. Ok, Jena decide di andare con l'ironia e prendere Peach. Verosimilmente perdere. Cioè, allora, se Marco perde dalla Peach di Jena non può più venire al mondo. No, ha contato anche Jena cringe, next level of cringeness. No, gli vengono bene i flow, c'è da dire. Ma magari la sa anche usare, onestamente non ne ha. Comunque Jena ha un buon numero di PC che sa usare e non so quanta esperienza abbia Miles con Miles. Contro Peach. Nulla. Abbiamo un ragazzo a Bologna che la giocava ma poi ha smesso, quindi praticamente niente. Forse avendo giocato con Tommella. Però penso abbia abbastanza games con Tommella da dire che c'ha una decente checklist. E poi bisogna partire dal presupposto che è la pitch di Jena e che tendenzialmente è una pitch ironica e che quindi farà non cose a caso, ma cose che non ti aspetteresti. Sì, fuori dagli schemi. Comunque. Beh, in realtà apprezzo la scelta del personaggio perché è sicuramente un personaggio interessante. Ha rischiato tantissimo, si è detto un'ombrellata. Comunque Jena pari. Per ora è pari. Prende la linea addirittura. Jena pazzo con Peach. E comunque è abbastanza even, devo dire, quindi. Sì, se la sta giocando. Oddio, se la sta. È meglio che se la sta giocando. Primo turnip di Jena alla grab, vuole chiudere la stoppa se qualche maialata l'azione e lo prova l'ombrello ma non basta ancora. Però a questo punto penso che la backthrow dall'edge potrebbe andare buono. Non è doggia, bravo Jena.
L'ambientazione del Pro potrebbe bastare o non basta? Siamo su Smash. Buon bear. Ah, bel bear. Ancora il plot twist può... Ah, si becca la Smash. Ho sentito di quel bear 5 secondi prima perché ho sentito il rumore dallo schermo. Ah, la location fa sempre più caldo. Opzione, aspetta, down air. Più diventa tardi, più fa caldo, non ha... Giustamente. Prova lap smash. Si carica capitalizzato. Oh! Bruttissima di high con dash attack. Però è strana perché pensi che dash attack ti mandi dritto per dritto e fai invece, di high, invece ti spara in alto. Diagonale, sì. Spara in diagonale e fai di high per dritto. Sì, esatto. Comunque Mark ha una lead decente. 30% buono, buon dash attack, buona grab, solamente una fade. Ah, lì è un po' fuori, si aspettava saltasse, forse volesse esponesse. Comunque molto più even di quanto mi aspettavo. Sì, assolutamente. Pensavo fosse ancora più ironico questo pick, invece. Bello, legge lo spot dodge, punisce con Nair. Bello il power shield sul side B. Provato a leggere. Di asset positioning. Attenzione al tramp. Un po' in pericolo. Ah, lo becca con l'ombrello, riesce a grabbare il ledge. Fair. È veramente even. Down throw, a pair, brutta di high, però comunque si vive. Pare 117%. Puzzino. Ah, attenzione a regalare pro edge. Però non eccolo. Ah no, back throw, è andata. È andata. E si prende. Comunque, un Mark vince, ma esiste la pitch di genere. Sì, sì, per il rotto della cuffia. Molto Iren si poteva andare in qualunque modo questo match alla fine. E cringe, Gene è capace di cringeare. Sono mad, volevo vincere. Ma dai. Picco oscuro, vediamo se proverà a vincere game 4 con Peach oppure decide di fare il serio e provare a chiuderla super davvero. Sì, speriamo. Speriamo decida di risparmiarci su Fritz. Dalla faccia. Oddio. Rosalina e Luma. Ragazzi, cancellate Smash Ultimate. Smash Ultimate. La parte Sakurai, Smash Ultimate is cancelled. Dopo pause. Dopo pause, basta. Sì, quindi. Si fa. Quindi. Jenna invoca il nome di Cartina. Spera di farsi possedere dalla sua tecnica selvaggia di up smash a caso. Che poi alla fine funziona, quindi tanto a caso. Non è. tanto a caso non è, cioè è studiatissimo. Finché funziona. Funziona, è valido. Tanto Jenna sta giocando per i me, abbiamo capito. Jenna, perché fai questo? Io direi che mi rifiuto di commentare questo match. Potrebbe funzionare così. Facciamo. Cioè, se Gena mi mette una kill interessante, riparando a commentare. Preserve to pay respect. Sì. Premiere. Si interrompe la registrazione a caso. Meglio. Per come sta andando è anche meglio. Grand Final super ironica. Però, oddio. Comunque c'ha un'ottima link. Così sono in grado di allora, comunque devo ammettere. Oh, lo prende? Dio. Lo prende, niente. Come non detto, riprendi i commentary. C'è Marx che è salatissimo. C'è una lead veramente importante da parte di Jenna in questo momento. Marx è salato e Jenna se la ride. È una cosa tristissima. Dagli spalti chiedono se c'ha davvero una rosa. Si stanno sorprendendo il fatto che ce l'abbia davvero. Attenzione. Ah, niente, non riesce a posizionarsi. Allora, se Gera mi piace una porcata. Oddio! Mark è più mad che altro. È più mad che uomo in questo momento. Oh no!
ha preso lume in Up Smash. Ma che cos'è? Ma chi ha mai pensato che questa cosa andasse bene? Ma di nuovo! La sta pre... C'è Marco che si lamenta. No punish. Ah, ho ucciso Ruma. Bene, c'ha cioè solo due stock da recuperare. Knock to baby! Ah, un po' tardi. Attenzione questo drone. L'ha preso, perfetto, andato. C'è Mark, è super salato. Mark se ne va, non tornerà mai più al e Mark non si vide più. Mark ha deciso di tornare a Bologna a piedi. Va bene. Non ci credo nemmeno Milo che era fuori. Tutti increduli, me compreso, Jenerog ha una Rosalinda vera, a quanto pare. Marco! E vince, quindi... Sta facendo pure la foto. Marco, come è bello questa Rosalinda? Che schifo. Sei super cringe, Jena. Quindi esiste Rosalina, quindi questa Grand Final si conclude così. E si prende i premi! Jena si prende i premi con l'ironia. Quindi niente. Premi migliori di questi non ce ne sono. No, beh, che dire. Il pin 5 si chiude qui. Galer e Praracca ci salutano. Arrivederci e ci si vede la prossima volta. Ciao rega.